Next Generation EU, il Recovery Fund, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, una serie di occasioni che Napoli non si può permettere di sprecare. Napoli ha le potenzialità per poter essere capitale del Mezzogiorno, ma vorrei dire per essere una capitale europea. Quindi per far questo ha bisogno naturalmente di due cose, di un sindaco all'altezza, come purtroppo non abbiamo avuto nel corso degli ultimi anni, perché questo è sotto gli occhi di tutti, e dall'altro lato ha necessità di utilizzare quelle risorse, quelle occasioni che si presentano ora come un treno che ci passa davanti, sul quale dobbiamo salire. Questo è Next Generation EU, questo è il Recovery Fund, questo è il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, una serie di occasioni che Napoli non si può permettere di sprecare. Per far questo serve Gaetano Manfredi, sindaco di questa città, perché è un uomo che attraverso la sua competenza, la sua intelligenza, la sua caparbietà può permettere a queste risorse di diventare, come dire, lievito per dare a Napoli quel ruolo che purtroppo ha perso nel corso degli anni. Un tema su tutti che mi sta particolarmente a cuore è quello, per esempio, di ritornare a mettere in condizioni le donne di questa città, insomma, disegnando quelle infrastrutture sociali che per esempio permettono alle donne di conciliare la vita lavorativa con la famiglia, con la cura dei bambini e nello stesso tempo ritornare a pensare a un percorso di arricchimento culturale che nasce e che parte dall'infanzia. E Napoli non può avere una capienza degli asili nido che pari al 10%. Mi sembra che insomma, la città ha registrato moltissimi passi indietro, una gestione assolutamente approssimativa delle tante emergenze che vive questa città. Rispetto al futuro, io penso che si sia fatto un buon lavoro a livello locale. Quindi sì, se la domanda è questo esperimento maturato dal basso, attraverso la consapevolezza, diciamo, delle persone che lo hanno animato, può essere un modello, la mia risposta naturalmente è sì, perché bisogna sempre partire dalle esperienze locali, rispettarle, dare loro spazio e allora quando c'è questa possibilità, queste esperienze si rivelano quasi sempre vincenti, quindi credo che anche questa si rivelerà assolutamente vincente e utile nel futuro.